Hello! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, come vedete, sono in modalità scialla e ho tolto anche l'apparecchio, l'Invisalign, perché devo bere questo buonissimo tè. E volevo chiacchierare con voi di un argomento molto molto delicato. Sia volontariamente che non, cercavo di rimandare questo video perché è un argomento abbastanza importante, almeno per quanto mi riguarda, è un argomento che mi prende. E niente, sto cadendo. Prima di iniziare a chiacchierare vi invito ovviamente ad attivare le notifiche se siete iscritti al mio canale. Se non volete perdervi gli aggiornamenti sui video, quindi cliccate qua sotto in basso la campanella. Se non siete ancora iscritti al mio canale e volete iniziare a seguirmi e entrare a far parte della Fail Family, vi invito anche qui a cliccare il bottone iscriviti qua sotto e grazie per l'iscrizione. E se volete lasciare ovviamente un like a questo video, grazie anche per il like. Se vedete l'inquadratura, se vedete la modalità di registrazione molto diversa, è perché sto usando la videocamera dei vlog, dato che la mia videocamera mi sta facendo impazzire e purtroppo non posso cambiarla adesso, quindi me la devo tenere. Però ho detto proviamo a fare un video così con questa, vediamo come viene. Al massimo non li girerò mai più con quella dei vlog, sperando che non si surriscaldi e non prenda fuoco. Questo tea time volevo farlo per chiacchierare. Innanzitutto bevo. Non so neanche come cazzo mettermi. È un modo più carino per stare a chiacchierare anche con voi, come se stessi chiacchierando con un'amica, anche se in realtà siete più di una, però amico e amica. Si sa che la peluria è una cosa che hanno più o meno tutti. Ci sono donne che per fortuna per loro non hanno la peluria, comunque se ce l'hanno molto molto chiara, con i peli molto corti. Io infatti ho sempre avuto la classica pelurietta bionda, con però ovviamente il pelo un po' più lungo, tipo qua, ecco, dove ci sono le basette. Fin lì tutto a posto, tutto bene. I miei genitori sono del sud, quindi mamma calabrese, papà pugliese, anche se ho origini austriache, sto dicendo australiane magari. Questa era bionda, la piccola era bionda. E quindi niente, questa cosa è, diciamo, secondo me un punto a mio sfavore, perché mio padre era molto molto peloso e ho preso purtroppo da lui. Però la peluria io l'ho sempre avuta sul viso molto molto chiara, come vi dicevo, non si vedeva. Quindi ovviamente se andavo sotto la luce del sole qua ho sempre avuto un po' di peluria bionda sempre, però come vi dicevo il pelo era un po' più lungo, ma sempre bionda. E mi ha sempre dato fastidio perché sono sempre stata fin da piccola fissata con i peli. Mi sono andata subito di lametta all'età di quanti anni avevo, 11-12 anni, perché mi davano fastidio, non so come mai sono cresciuta con questa cosa. Mio padre si faceva i peli delle braccia con la candela, vedevo delle scene che mi facevano morire dal ridere. Entravi nel garage, sentivi puzza di pollo, era lo studio di mio padre, e sentivi proprio sto odore, dicevo ma che cavolo sta succedendo, e c'era mio padre con la candela che si toglieva, si bruciava i peli. Sono cresciuta un po' con questa fissa. Bevo. Al di là di questo, questa mia fissa è peggiorata quando ho iniziato a prendere la pillola anticoncezionale. Anche qui da premettere che io ho problemi ormonali, perché ho non uno ma due oramai ovaie policistiche, quindi ho le cisti sulle ovaie. Questa cosa appunto mi porta mi ha portato degli enormi disagi, perché saltavo il ciclo, soffrivo quando ce l'avevo tantissimo, roba che stavo 2 giorni a piangere, veramente piangevo e urlavo dal dolore nonostante magari prendevo le medicine. Prima di prendere la pillola anticoncezionale e anche per appunto regolarizzare, soprattutto per regolarizzare il ciclo, io non avevo problemi grossi, anzi sono sempre stata da piccola molto molto magra. È vero che anche l'età, sei più iperattiva, ok, però davvero ero molto molto magra e avevo anche tanti complessi, mi vedevo grossa, invece ero magrissima, mi sono riguardata le foto ed ero, non dico magrissimissimissima, però ero proprio magra. Mi fa strano, cioè oggi a guardare com'era la gloria di un tempo dicevo ma che pippe mentali mi facevo, quella era l'adolescenza. Vabbè, un altro discorso che quando si è adolescenti ci vediamo brutti, ci vediamo con un fisico diverso da quello che in realtà è, e ve lo giuro, io mi vedevo gonfia, mi vedevo grossa. Per quanto io fossi abituata a vedere il mio fisico, me lo vedevo più grosso. Se siete adolescenti non fissatevi, perché veramente è un passaggio che secondo me fanno tutti, quello di vedersi brutti, e siete bellissimi, siete bellissimi così come siete, e dovete fregarvene di quello che la gente dice, di quello che la vostra testa vi dice, perché non è vero, cioè non è assolutamente vero, perché gli occhi mentono a quell'età. Il fatto di essere sovrappeso
può portare ancora più problemi a chi ha, chi soffre della sindrome dell'ovaio policistico. Io però ero magra, quindi non avevo problemoni, avevo solo questo ciclo che saltava. A parte questo, è successo che poi mi sono fidanzata con Andrea, quindi volevo anche una pillola anticoncezionale per essere sicura, e poi volevo regolarizzare il mio ciclo perché iniziava davvero ad avere sbalzi assurdi, cioè anche di 3 mesi, 4 mesi mi saltavano. Da lì ho preso la mia prima pillola, la Miranova, me la ricordo ancora. Era un dosaggio abbastanza leggero. I miei tempi mi facevo fare la ceretta, me la facevo io. Non andavo più di lametta, facevo ceretta. Mi ero presa talmente bene che mi davano fastidio le basette e ho iniziato a fare la cera anche qua. Ho detto basta, via sti peli biondi. Sono cresciuti appunto neri e più folti e da lì ho iniziato a vedere che la pelle stava cambiando. In questa zona mi toglievo i classici peli più scuri, no? Un po' più lunghi e più scuri, che ne avevo tipo uno o due. Mi ritoglievo con la pinzetta, hanno iniziato ad aumentare, quindi i peli biondi se ne stavano andando e stavano uscendo quelli scuri. Basta, faccio una ceretta anche qua. Ci sono tanti pareri contrastanti su questo argomento, dipende dagli ormoni, non dipende da tu stai facendo la ceretta e quindi ti escono, o tu stai facendo la lametta e quindi ti escono i peli, no. Queste situazioni mi hanno portato ad avere questi disagi. Non so adesso se la spiegazione, se la risposta era ai tempi la pillola. Non sono un'esperta e vi racconto ovviamente la mia esperienza. Ogni volta la devo puntualizzare questa cosa, non sia mai che nei commenti a Gloria tu dai delle cose sbagliate. Raga, prendete con le pinze quello che vi sto dicendo, perché non sto dicendo a voi cosa dovete fare, come vi dovete comportare se avete questo problema. Io vi sto raccontando cosa ho fatto io, non è detto che è quello giusto. Ovviamente facendo la ceretta, io avendo la pelle molto molto sensibile, mi uscivano i brufoletti da post cera e me li portavo avanti per 2 settimane piene. Poi finivano questi, andavano via questi brufoli, la pelle ritornava liscia, ma tornavano i peli. Quindi non ero mai contenta, ero sempre triste. Arrivava l'estate dove metti più in mostra il viso, il collo, così. Avevo questo problema che stava sempre, cioè stava aumentando, quindi mi portava veramente tanto tanto timore nell'uscire di casa, la gente che magari mi guardava da vicino sotto la luce del sole, mi sentivo un vampiro perché avevo proprio il terrore di stare sotto la luce del sole vicino a qualcuno. È andata sempre peggio perché ho smesso di farmi la ceretta perché mi portava brufoli. Ho iniziato a spinzettarmi ogni mattina. Questa cosa mi ha schiavizzato perché ogni santa mattina io mi alzavo e prima di far colazione, prima di fare qualsiasi cosa, mi spinzettavo, o se non lo facevo stavo chiusa in casa perché non volevo vedere nessuno con i peli in viso. E da che erano sottili e più scuri, sono diventati neri e grossi e tanti. Sono arrivata ad avere fino a quest'estate, fine estate, la barba. Ve lo giuro, io avevo in questa zona un'alta concentrazione di peluria, di peli, anzi non era più peluria, erano peli. Facendo comunque beauty nel canale, questa cosa mi creava tanto tanto disagio, perché cercavo di evitare i video da vicino, ho iniziato a smettere di fare video tutorial, ho iniziato a non farmi più vedere da vicino. Nei vlog, ci sono stati dei vlog dove si vedevano, me ne sono fregata e mi sono detta ok, si vedono, fanculo, se hanno qualcosa da dirmi sono problemi, cioè non è una cosa di cui vergognarsi, perché non ci potevo fare niente ai tempi. Così poi ho deciso di andare a informarmi e ho trovato la luce pulsata, che sapevo, conoscevo già, però esiste il laser e la luce pulsata. Io adesso non mi ricordo più cosa faccio, mi confondo sempre, non so se è laser o la luce pulsata, quella al diodo. Comunque sono alla 6ª seduta, non sto vedendo grandi risultati, qualcosa sto vedendo, però non sto vedendo grandi risultati. Pensavo e speravo che già a questo punto non dovevo più stare a toccarmi, però purtroppo sì. Questo è il video del perché sono mancata nel mondo beauty. Infatti tanti mi hanno scritto: Gloria, ma perché non fai più tutorial? Gloria, ma perché non fai più recensioni di make-up, o non fai più tutorial da vicino, o bla bla bla. Mi sono allontanata per paura di essere giudicata, per vergogna. Internet in generale è un mondo veramente cattivo, non tanto quanto le persone che ti seguono, perché comunque voi che mi seguite, le fedeli, i fedeli, sono persone veramente, io vi amo tantissimo, siete veramente la mia fair family. Però essendo una cosa pubblica la vedono cani e porci, perdonatemi, passatemi il termine, la vedono veramente tutti. Tutti possono giudicarti, anche crearsi account fake e
ho preso insulti sui brufoli, ho preso insulti da struccata, ho preso insulti su tante cose del mio fisico, sui denti, su tantissime cose, e non me ne è mai fregato niente quanto questo problema qui, perché è un problema che ho avuto nell'ultimo periodo che mi ha portato a una nuova insicurezza, perché i brufoli è una cosa che forse hanno tante persone, quindi l'ho accettata, mentre i peli è una cosa che la gente è un tabù, non ne parla, eppure su Instagram seguo una ragazza che ci lavora, grazie per colpa di questa cosa, perché fa tutorial, fa video, fa vedere come li toglie, li lascia proprio in crescita lunghi, che è impressionante vedere come questa persona se ne freghi e monetizzi a go-go proprio, e fa bene, cioè fa benissimo. Io stimo tantissimo questa ragazza, adesso non mi viene in mente il nome, ve lo scriverò sicuramente qui. È una cosa bellissima che vorrei imparare a fare anch'io, infatti ho detto boh, ci provo, faccio questo video, racconto il perché sono mancata da YouTube ed è il perché non, cioè da YouTube nel mondo make-up intendo, non vedendo più che facevo make-up, magari avranno pensato Gloria si è allontanata quindi non gliene frega più niente del make-up. No raga, io sono veramente appassionata di make-up, non è la mia principale passione, però è anche il motivo per cui ho aperto il canale, non è la principale però è una delle mie passioni, come tale cerco di coltivarla come tutte le cose che faccio. Mi piace cantare, mi piace farvi ridere, fare la giullare, mi piace truccarmi e mi piace il make up, e per me questa cosa mi ha fatto soffrire tanto vedere che non so, sono stata un po' messa da parte perché giustamente loro non vedevano più niente, quindi potevano pensare a un abbandono. Quindi in risposta alle vostre domande, ecco perché sono mancata. Non ho potuto farvi vedere in questi mesi gli ultimi arrivi nel mondo make-up. Le aziende americane mi hanno veramente, che carini, mi hanno continuato a mandare prodotti nonostante io non facessi più vedere anche nelle foto, il mio feed di Instagram era totalmente diverso dal beauty, quindi loro continuavano a mandarmi, sono rimasta molto contenta e cercavo di usare i loro prodotti. Vorrei farvi vedere delle foto di com'ero, di com'era la mia situazione, però non mi sono mai fotografata perché avevo proprio, non lo so, non volevo memorizzare questi ricordi, anche se sarebbe stato meglio per me, per vedere un prima e un dopo. Sono diminuiti, ma sono sempre schiavizzata ogni santo giorno a tagliarli, perché non li posso più tirare con la pinzetta, ma se li voglio togliere li posso solo accorciare con la forbicina. È molto difficile ammettere questa cosa, però so che tante persone ne soffrono e non lo dicono. Spero di poter aiutare qualcuno dicendovi provate a trovare un centro dove vi possano fare questa cosa, questa luce, laser, bla bla bla, per poter migliorare un po' la vostra situazione, perché per me è stato l'unico modo, cioè l'unica alternativa, non ce n'erano altre. Non posso essere schiava della pinzetta ogni mattina, non posso essere schiava della ceretta. La cosa che secondo me dovete pensare è, se soffrite di questo problema, innanzitutto andare da una ginecologa e farvi fare un esame, comunque una visita, per vedere se anche voi avete problemi ormonali, perché secondo me è appunto, parte tutto da lì. È veramente demotivante, si può dire così, perché magari ti senti bella ma c'è quella cosa che mi sta guardando il mento, mi sta guardando lì, oh mio Dio. O quando la gente è tanto cattiva, tipo i link su Facebook dove prendono in giro la gente con i peli o con qualche pelo in più, cioè io ci rimango abbastanza male, perché dopo aver provato questo disagio mi sento più vicina a queste persone, quindi capisco cosa possano provare. Quella gente si deve imparare a fare i cazzi propri, perché la libertà di parola su internet è diventata, è una cosa che è sfuggita un po' di mano, ecco, perché è un conto dire la propria, ma nel rispetto e nell'educazione. Questo è quanto, grazie per avermi tenuto compagnia in questo Tea Time with Fair. Spero davvero vi abbia fatto piacere sapere il perché sono mancata dal beauty, tornerò. Sia perché non me ne frega in parte più niente, sto migliorando il problema, ho trovato una semi-soluzione, anzi se avete delle soluzioni al problema scrivetele qua sotto, potete aiutare sia me che altre persone che ne soffrono. Io vi mando un grosso bacione, fate un bel mi piace se vi è piaciuto questo video e se volete essere salutati nella prossima posta di Gloria lasciate un commento qua sotto con scritto hashtag la posta di Gloria e qualcosa su voi, su un difetto che avete e che non vi piace e cosa cercherete di fare per migliorare la visione che avete voi di questo difetto. Non
per migliorare il vostro difetto, ma qualcosa che farete voi per migliorare la visione che avete di questo difetto, perché magari non è detto che è un difetto. Altre persone che vi guardano, che vi conoscono, che vi vedono anche per la prima volta, possono dire: ah, che bello, magari per voi è un difetto. Stay positive! Quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!